Un posto al sole, anticipazioni. Ida e Roberto diventano amanti. La storyline del momento è sicuramente quella legata all'intrigo di Lara Martinelli, che per diventare a tutti gli effetti la nuova signora Ferri, ha tenuto nascosto l'aborto e sta spacciando il piccolo Tommaso, figlio in realtà di una giovane di nome Ida, come proprio. Siccome Ida, pentitasi della scelta fatta, rivuole il suo bambino indietro, la Martinelli ha scelto di assumerla come babysitter. Gli spoiler segnalano che adesso la situazione diventerà molto complicata. Serena, infatti, trovandosi a casa di Lara, inizierà a studiare gli strani atteggiamenti di Ida, nonché il suo morboso attaccamento nei confronti del piccolo. Preoccupata, non esiterà ad esporre la sua scoperta a Roberto, che finirà per insospettirsi a sua volta. Silvana, intanto, a casa di Marina, inizierà a rammentare le cause che portarono la Martinelli a licenziarla e fornirà delle preziosissime informazioni a Marina. Le anticipazioni rivelano che, questa volta, assisteremo ad una grande svolta, perché una serie di sospetti fondati porteranno la Giordano a capire che Tommy non è figlio di Ferri. Ma ancora. Di recente, dopo un colloquio tra Ida e Roberto, molti telespettatori di Rai 3, conoscendo la fama di seduttore dell'imprenditore, hanno ipotizzato la nascita di una relazione clandestina tra i due. Presumibilmente, questa trama si svilupperà a seguito delle indagini che il tycoon inizierà sul conto della misteriosa babysitter. Ida, però, non sembra affatto una donna macchinatrice e calcolatrice. Sentendosi braccata da Ferri, però, potrebbe arrivare a sedurlo per fermare i suoi sospetti. Come ribadito più volte, la vera e propria svolta si avrà con il ritorno della dottoressa Picone, l'unica al corrente di quanto successo alla Martinelli mesi addietro. Quando cioè si è resa dolorosamente conto di aver perso il bambino che portava in grembo. Ulteriori rumors indicano che Marina e Silvana, alleate, faranno di tutto per mettersi sulle tracce della ginecologa, al fine di interrogarla. La Picone, però, per questioni deontologiche e giuridiche, non potrà lasciarsi scappare alcunché. Il segreto professionale, infatti, implica l'obbligo normativo, a carico di alcune figure professionali, di non poter rivelare o pubblicizzare informazioni per le quali è imposta una specifica segretezza. Dunque, la verità, come e in quali circostanze verrà a galla? Alle prossime news per ulteriori dettagli. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.